Allora, poiché non c'è nulla da dire se non gioire per questa, diciamo, per questo ritorno diretto in Champions, per cui io ringrazio Maurizio Sarri che ci ha accompagnato per strada con ardore, sentimento e abnegazione fino alla fine. Ringrazio anche Cristiano, che è il primo anno che lavora con noi e che sapevo già avere gli attributi, ed è stata anche una grande rivelazione. Il mister non lo sa, Cristiano lo sa, giovedì, perché ci abbiamo lavorato anche insieme, abbiamo lavorato affinché poi ieri diventasse un fatto effettivo. Il primo acquisto del Napoli è stato formalizzato con Tonelli, ovviamente lo potremo formalizzare soltanto da lunedì, quando si aprono le possibilità sia delle visite mediche che dei depositi in Lega. Però è stato un atto e un gesto di fiducia, perché anche se avessimo dovuto subire lo smacco impossibile, ma nel calcio, come sapete, tutto è possibile, di arrivare terzi, noi avremmo comunque rinforzato la squadra. E quindi così si andrà avanti e la rinforzeremo in maniera serena, ma effettiva, per poter essere competitivi in Europa, visto che poi anche le squadre che voi ritenete fortissime, perché se uno dovesse comprare i giocatori che suggerite voi, quelli che poi nelle altre squadre quest'anno mi sembra non abbiano reso un buon servizio alle squadre stesse, per cui voglio dire, credo che Maurizio Sarri sia un grande esaltatore ed educatore di elementi che hanno delle loro capacità, lo ha dimostrato in delle categorie inferiori, l'ha dimostrato in delle società sportive che avevano meno disponibilità economiche del Napoli, e quindi lo sta ammazzando. Questo vuol dire che quest'anno sono cazzi tuoi, perché li dovrai far giocare tutti e 19.